Torna al San Nicola più di 3 settimane dall'ultima volta, complice un bis di trasferte e la mancata sfida al Trapani, e lo fa per tornare a vincere dopo il pari nel derby di Monopoli. Il Bari attende alle 21 il Catania nel posticipo del settimo turno del girone C di Serie C. Nel prepartita della sfida agli Etnei, mister Gaetano Auteri sottolinea la porta imbattuta da 2 gare, ma chiede anche una crescita del collettivo. Quando parlo di prestazioni significa essere capaci di creare e possibilmente di concretizzare e di non concedere, quindi prendere il controllo del gioco e giocare da squadra. È tutto importante. Quando si hanno obiettivi poi importanti come quelli che abbiamo noi, tutto è importante. Di fronte ci sarà una squadra che arriva dalla battuta d'arresto nel turno infrasettimanale contro la Ternana, dopo le vittorie in trasferta contro Francavilla e Monopoli. Auteri diffida del collettivo di Raffaele. Ma hanno giocato una buona partita con la Ternana, poi il risultato è stato così, hanno commesso un paio di errori, è una squadra importante, una squadra che ha qualità e che ha giocatori importanti, anche tanti, anche esperti, a partire dal pacchetto difensivo come Tonucci, come Clayton, come Silvestri, come Pinto, come Zanchi, come Calapai, buonissimo livello tecnico in mezzo al campo, giocatori importanti anche davanti. È un bel test, è un confronto impegnativo, è una delle squadre, secondo me, fra le migliori di questo campionato, per cui, ma ce ne sono tante di squadre così, perché questo ho l'impressione che sarà un campionato dove le squadre di medio-alto livello ce ne sono numericamente tante. C'è un dubbio per reparto nel Bari diretto alla gara del San Nicola. In avanti chiede spazio Montalto a un passo dal gol nella trasferta di Monopoli. In difesa c'è da individuare il sostituto di Sabbione, squalificato, mentre in mezzo al campo è tra i convocati Bianco, KO nel primo tempo al Veneziani. In lista anche Simeri Andreoni, ancora out Derisio. Minelli, Perrotta, abbiamo all'interno delle alternative, ma anche altre possibilità, come quelle ad esempio di Ciofani, che potrebbe anche interpretare il ruolo. Dipende un po' dalle caratteristiche degli avversari, da quello che faremo. Bianco sta bene, ha avuto un taglio alla tibia che ha comportato, insomma, dei punti di sutura, però è un giocatore che ha recuperato. Gare a porte chiuse, il nuovo DPCM ha infatti invalidato i biglietti a disposizione, 1.000 tra sponsor e tifosi, e impedito il ritorno del pubblico al San Nicola a quasi 8 mesi dall'ultima volta. L'allenatore di Floridia confida comunque nello spettacolo del campo. Noi giochiamo, loro pure, è una squadra che gioca a viso aperto, anzi sono sicuro che, poi ripeto, sono ben allenati e mi auguro che sia una partita godibile.